corteo storico di antichi romani per le vie di Ravenna. È andata in scena nella serata di venerdì l'anteprima di Ravenna Historia Mundi, la tre giorni di rievocazioni organizzata da Fondazione Ravenna Antica, Parco Archeologico di Classe, Comune di Ravenna, Spasso in Ravenna e dal Comitato Cittadino di Classe come inizio del percorso di avvicinamento alle celebrazioni dei 1500 anni dalla morte di Teodorico in programma nel 2026. Sabato e domenica l'area del Museo Classis ospita numerosi accampamenti storici, laboratori didattici per bambini, conferenze, film e gli incontri con autori e divulgatori. E avremo moltissime conferenze legate al tema della storia. Storia però con una divulgazione un po' diversa dal normale, nel senso che avremo divulgatori del web, divulgatori anche, però avremo anche archeologi e avremo anche storici. Il tutto per dare un taglio della storia in maniera un po' inusuale rispetto a quello che si sente, con un taglio più ampio. Tematiche legate non solo a Teodora, una figura che comunque ha segnato nel bene e nel male la storia di Ravenna, ma avremo anche Teodorico, avremo una conferenza molto bella anche sulla barca di Teodorico, che ultimamente è salita agli onori della cronaca. Quindi tante tematiche legate alla storia della città e ai vari periodi storici che ha vissuto. Che tipo di conferenze sono? Per che tipo di pubblico sono state pensate? Le conferenze sono aperte a tutti, nel senso che abbiamo pensato sia un pubblico di persone che comunque hanno bisogno di avere delle informazioni storiche di un certo calibro, ma allo stesso tempo queste informazioni vengono divulgate anche da divulgatori del web che, padroneggiando le nuove tecnologie, riescono a dare un taglio interessante e molto concentrato. Mi viene in mente un divulgatore che divulga storie su Twitter, come voi ben sapete 247 caratteri per divulgare una storia è qualcosa di, come dire, difficile, ma allo stesso tempo affascinante, quindi abbiamo un'apertura totale verso queste nuove forme di divulgazione. Noi rappresentiamo la parte della rievocazione storica, ovvero quegli appassionati di storia e non, perché vi sono anche esperti accademici che vengono dal mondo dell'archeologia, dal mondo della storia, che si occupano della parte di divulgazione più pratica, in sostanza, di trasformare quello che un visitatore che va in un museo vede in una teca con una didascalia e poi magari non capisce il contesto, e l'evocatore non fa altro che prendere quel reperto, farci uno studio dietro, riprodurlo, indossarlo su se stesso oppure mettendolo a disposizione in un allestimento che può essere quello di un campo storico, della tenda magari del comandante di una legione oppure della cucina dell'epoca, come potesse essere allestita, e poi tutto quello che c'è intorno, quindi il tipo di materie che venivano utilizzate. Rappresenterete varie epoche della storia romana. Esattamente, partiremo per questo evento dal periodo alto imperiale romano, quindi primo o secondo secolo d.C., e arriveremo fino al settimo secolo d.C. con i romani cosiddetti d'Oriente o bizantini, o comunemente invece chiamati romani anche in quell'epoca. Passeremo anche tramite i Longobardi, gli Ostrogoti, sarà presente anche un gruppo di rievocatori della Germania che rappresentano proprio gli Ostrogoti di Teodorico. Che tipo di attività farete con il pubblico? L'attività va dalla parte, diciamo, più didattica, in cui abbiamo vari esperti che si occuperanno di spiegare vari settori, appunto, della vita quotidiana dell'epoca, fino alla parte, diciamo, più in macro, che quindi può essere qual era l'attività di società, i grandi numeri o le attività militari. Però si troverà di tutto, dalla tessitura alla scrittura antica, alla ceramica, all'epoca chiamata terracotta. Ci sarà gli strumenti, la strumentazione anche per lo studio delle stelle. E in più ci sarà anche tanta attività per i bambini, saranno presenti tantissimi laboratori e anche una piccola attività per i bambini nei campi storici a cura dei nostri rievocatori.